Vigilate anche alla difesa e salvezza
liberarci da tutte le insidie e assalti del demonio, sicché spirino le anime nostre unite di tutti i santi sacramenti e in grazia di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Dio, tu che disponi con ordine mirabile i diversi compiti degli angeli e degli uomini, concedi che la nostra vita sia protetta sulla terra da San Michele Arcangelo, che sta sempre alla tua presenza per servirti e contempla la gloria del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen.
cosa voglio fare. Mi trovo a trovarmi a celebrare
predicare il nome di San Michele Arcangelo. Proprio durante la preghiera della novena mi rendono conto che il vostro santo patrono è, come dire, anche uno dei miei santi patroni, perché nel ministero dove svolgo, degli ammalati, quando si raccomanda l'anima al moribondo, ecco, lo invoco sempre San Michele Arcangelo, insieme a San Giuseppe, lo patrono della buona morte, viene invocato sempre San Michele Arcangelo, perché appunto difenda l'anima del fedele nell'ultima battaglia, nell'ultimo momento della nostra vita in cui appunto non ci vediamo, o la dannazione eterna o la vita eterna. Allora viene il nostro soccorso. Ma carissimi, ci verrebbe spontaneo dire, bene, San Michele è il nostro santo patrono, il protettore, colui che viene in incontro per difenderci. Il primo ministero, il primo ufficio di San Michele Arcangelo è quello della difesa. E invece no. Invece no, il primo ministero, il primo ufficio che Dio dà all'Arcangelo Michele è proprio quello di portare alta, ecco, la fiamma, la spada della fede, di portare alta la testimonianza e la fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio. E noi di questo oggi abbiamo molto bisogno. Abbiamo molto bisogno di ravvivare il dono della nostra fede, il dono della fede del Signore Gesù, per ottenere la salvezza. Credi nel Signore Gesù e avrai la vita, e avrai la salvezza. Alle volte dal nostro credo intraprende strade secondarie, intraprende strade un po' distorte che non ci portano alla salvezza, ma che ci portano anche al rischio enorme di onorare, di venerare, di cercare addirittura noi stessi. Allora l'ufficio, l'incarico di San Michele è proprio quello innanzitutto di proteggere il deposito della fede, da qui poi anche la protezione dell'anima, appunto perché rimanga fedele, non cada nella disperazione, non cada in quella tentazione grande che abbiamo ascoltato ecco, nella seconda lettura di questa festa del libro dell'Apocalisse, la tentazione della disperazione, perché il nemico, il diavolo, ci accusa continuamente. Satana, il diavolo, nell'Apocalisse abbiamo ascoltato, viene chiamato anche l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli giorno e notte. Questa è una tentazione molto fine, astuta del demonio, quello cioè di ricordarci continuamente, di accusarci continuamente di essere peccatori, di essere indegni, di essere impossibilitati di ricevere la grazia di Dio. E questa è, ripeto, la tentazione più fine. E l'astuzia più grande di Satana è appunto di portarci alla disperazione. Perché allora nel momento della morte viene invocato San Michele Arcangelo? Proprio perché si ravvive il dono della fede, della fede del Signore Gesù, di quel Cristo che è morto per la nostra salvezza. Allora sì, l'anima del fedele, l'anima del cristiano non dispera, ma respinge quella voce che accusa, accoglie invece la voce non di Dio, accoglie invece la voce di colui che gli va incontro, accoglie la voce di colui che gli apre le braccia della misericordia. Tante volte anche nella preghiera della novena ho ascoltato una delle preghiere, una delle sette preghiere, chiede all'Arcangelo San Michele di poter morire tutti in grazia di Dio, con i santi sacramenti e nella grazia di Dio. E questo è qualcosa di molto bello che siamo. Lo peccato, ahimè, che per l'80% delle volte in cui vengo chiamato per questo sacramento non c'è il terrore da parte di noi, di chi sta bene, attenzione, perché il cristiano in ogni modo è come chiede e necessita la grazia di Dio. Come la chiede? La chiede in una maniera forte, desidera, veramente proprio come una cerva non è corsi d'acqua, desidera quella grazia di Dio, desidera quella fortezza dell'anima. Forse ci stiamo anche qui indirizzando più sull'impossibile, no? Perché a tutti i costi dobbiamo vivere, a tutti i costi non dobbiamo lasciare questa terra, sappiamo che è impossibile. E allora usiamo anche addirittura la scaramanzia nel momento della morte. Utilizziamo anche addirittura il sacramento come scaramanzia o peggio ancora come superstizione. Perché? Perché non abbiamo compreso bene il dono
e nel fatto della grazia di Dio, cioè dell'amicizia di Dio, che viene incontro alla nostra vita, di Dio che viene incontro e fa di tutto per salvarci. Il fine della nostra vita, carissimi, non la salvezza dell'anima. Il fine della nostra vita è quello di contemplare l'eterno del Signore. Il fine della nostra vita è quello di abitare la casa del Signore per l'eternità, di abitare i pascoli eterni, quei pascoli verdeggianti per l'eternità. Giustamente abbiamo la nostra maggiorità di cuore, abbiamo anche la fatica, no? Per dover morire. Ma la speranza cristiana e la grazia di Dio sono ancora più grandi e più forti della nostra fragilità di cuore. La grazia di Dio e la speranza cristiana sono ancora più forti e vittoriosi delle accuse di Satana verso ciascuno di noi. Allora, per poter arrivare poi pronti nel momento giusto della nostra decisione, bisogna però avere anche una vita virtuosa alle spalle. Attenzione, la vita virtuosa non significa esente dal peccato, immacolata soltanto, stata sempre dal peccato, ma chiedere e avere nella nostra vita di fede il dono di una coscienza vigilante, il dono di una coscienza che non si assopisce, il dono di una coscienza che diventa un campanello dell'anima nella nostra vita, quando appunto ci stiamo allontanando dai precetti del Signore. Ieri nella liturgia domenicale la parola di Dio ci invitava proprio a avere quel santo timore di Dio, a credere nel Signore Gesù, a credere per dire i suoi comandamenti. Colui che conosce veramente il cielo di Gesù obbedisce ai miei comandamenti, perché non sono una legge di imposizione, ma è una dolce legge, perché è una risposta d'amore a Dio, l'osservanza del comandamento. Viceversa, se non conosciamo prima di tutto Dio, se non conosciamo il suo amore misericordioso, se non conosciamo la sua grazia, allora sì, i comandamenti sono soltanto dei precetti, un obbligo, un'imposizione, e le cose fatte proprio per l'imposizione, sappiamo bene, non producono frutti. Possiamo sì metterli in pratica, osservarli, ma nella nostra vita non portano mai un frutto. Sono steli, sono vuoti. Sono come un uomo che lavora senza passione, sono come un genitore, uno sposo, una sposa che vive senza vocazione, la propria vita lavorativa, familiare, comunale, la vita sacerdotale, la vita religiosa. Senza vocazione, sì, possiamo andare avanti, quindi un matrimonio può anche durare nel tempo, un sacerdozio può durare anche nel tempo, un lavoro, un incarico lo possiamo portare termine, ma come lo viviamo? Come lo viviamo? Allora così, la dolce legge del Signore viene per noi una dolcezza, viene per noi qualcosa che accogliamo in quel giorno, perché prima di tutto abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Ecco allora l'ufficio di San Michele Arcangelo, quello di ravvivare ciascuno di noi il dono della fede. Poi viene consegnata la custodia. Consigliata la custodia perché Dio ci permette di poter toccare anche attraverso la protezione degli angeli la sua paternità. E in ultimo, l'ufficio degli angeli, che diviene anche per gli uomini in cammino sull'altro, l'ufficio della luce. L'ufficio di contemplare il volto di Dio e di cantare in eterno la loro, la gloria, la potenza del Signore. E anche a noi questo ufficio, questo compito viene dato. In modo particolare nella liturgia. C'è il momento in cui c'è la Santa Madre Crisostomo, durante la celebrazione della messa, tutti gli angeli del cielo, del paradiso, gli arcangeli scendono e si mettono intorno alla mensa, intorno all'altare, mentre il sacerdote celebra l'Eucaristia. Perché tutta la gloria di quel paradiso, il cielo scende sulla terra in mezzo agli uomini. È il momento supremo, diceva il Santo Vescovo, il dottore della Chiesa, è il momento supremo in cui c'è quell'unione tra il cielo e la terra. Allora la Santa Chiesa, il popolo di Dio in cammino, canta, celebra, prega, lode, offre al Signore Dio. E gli angeli diventano quella scala che uniscono il cielo e la terra, che ho ascoltato nel Vangelo di questa festa, di questo giorno. Vedrai cose ancora più grandi di queste, dice Gesù a Natanaele. Non meravigliarti che ti ho visto sotto il filo, non meravigliarti, cioè, anche di quei esempi religiosi, quei non miracoli da quale volta andiamo alla ricerca, ma
ma vedrai cose ancora più grandi, cioè vedrai il massimo più grande del miracolo che Dio opererà nella tua vita, cioè unire la tua vita di mortale alla vita divina, unire la tua povertà, la tua fragilità, la tua carne alla gloria, alla potenza, all'incorruttibilità del cielo. Sarai un miracolo anche tu, dice quel poche parole del Vangelo, anche tu hai la tua vita, proprio perché sei giusto, cioè proprio perché sei timorato di Dio, proprio perché ricevi anche la santità di Dio, con tutta la fatica umana di uomo, ma di figli di Dio, quindi ti sforzi, la tua vita ecco, sarà elevata anche alla dignità dei figli di Dio, sarà elevata al cielo. Desideriamo questo, carissimi, camminiamo con i piedi sulla terra, certamente, ma con gli occhi rivolti al cielo, con lo sguardo sempre rivolto al cielo. In ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che diciamo, in ogni cosa che operiamo nella nostra vita, che cerchiamo, desideriamo sempre il paradiso. Allora sì, anche la terra, anche l'uomo, anche la nostra carne mortale regherà il profumo di Dio, il profumo del paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre preghiere al Padre Celeste, affidandoci al ministero di San Michele Arcangelo, messaggero di Dio e protettore di tutta la Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo, per intercessione di San Michele Arcangelo, ascoltaci, Signore. Perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi.
sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
Ogni onore e gloria per tutti i secoli.
questo gemellaggio tra la nostra confraternita dell'Immacolata e la confraternita del Santissimo Cristo. Unite dalla medesima fede e dalla stessa devozione, le confraternite di Maria Santissima Immacolata in Supersano e del Santissimo Crocifisso, già sotto il titolo di San Michele Arcangelo in Gallipoli, riunite presso la parrocchia San Michele Arcangelo di Supersano, sottoscrivono questo atto di gemellaggio spirituale sotto il patronato dell'Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti e protettore di tutta la Chiesa, con l'intento di rinsaldare i vincoli di fratellanza e il comune impegno fraterno. Io, sottoscritto Fabrizio Mariano, segretario della confraternita Maria Santissima Immacolata di Supersano, alla presenza del parroco e padre spirituale del Pio Sodalizio, sacerdote Oronzo Cosi, attesto che oggi, 7 maggio 2018, dal priore della suddetta confraternita Fernando Corrado, e dal priore della confraternita del Santissimo Crocifisso di Gallipoli, già sotto il titolo di San Michele Arcangelo Francesco Zacà, è stato sottoscritto l'atto di gemellaggio spirituale tra i due sodalizi, sotto il nome di San Michele Arcangelo, al quale entrambi sono profondamente legati. La firma dei documenti è stata apposta alle ore 19:30 presso la chiesa parrocchiale di Supersano, alla presenza delle rappresentanze dei due sodalizi. Supersano, 7 maggio 2018.